Storie italiane. Hans il Riccio. Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, vivevano un contadino e sua moglie. Avevano tutto ciò di cui avevano bisogno per essere felici. Tutto tranne un bambino. Oh, guarda come sono felici! Le loro case sono piene di risate e di gioia! La nostra è piena di mais e patate! Lo so! Anch'io vorrei giocare e tenere in braccio un bambino tutto nostro. Oh, sentire il rumore dei suoi piedini. Sì, proprio come quelli. Quelli sono di un riccio, mia cara. Amerei mio figlio anche se fosse un riccio. Dopo qualche tempo, la moglie ebbe un bambino. Tuttavia, il marito notò qualcosa di strano. Cosa sono quelli? E la sua faccia non sembra diversa? Non lo so. Forse dovremmo chiedere al medico domani. Ma la visita del medico non arrivò mai. La moglie aveva promesso di amare il suo bambino anche se fosse stato un riccio. Ed è esattamente ciò che era. I piccoli segni sulla schiena avevano iniziato a crescere e divennero minuscoli aculei. E il suo viso ora assomigliava a quello di un piccolo riccio. Ma la sua parte inferiore era quella di un umano. Come lo cresceremo? Lo cresceremo nell'unico modo in cui si deve crescere un bambino, con amore. Chiamiamolo Hans. Hans crebbe con tutto l'amore che la sua famiglia poteva dargli, ma a causa dei suoi aculei non potevano mai abbracciarlo o toccarlo. Dormiva su una pila di fieno vicino al camino. Hans, caro, potresti usare un cucchiaio? Mamma, il cucchiaio non fa per me. Hans non veniva accettato nemmeno dagli altri, sia che si trattasse di bambini. Ehi! Che di adulti. Stai lontano dal mio bambino, mostro! Era sempre solo e mano a mano che cresceva desiderava sempre più avere compagnia, ma sapeva che non l'avrebbe trovata. Decise quindi di partire. Sua madre era molto dispiaciuta, ma diede ad Hans un regalo da Dio. Era un ciondolo. È bello, mamma, ma non posso accettarlo. È un ciondolo incantato. Ti darà un solo miracolo al momento giusto. Dopodiché, il ciondolo si romperà. Devi prenderlo. Per me. Grazie, mamma. Ecco quello che hai chiesto, figliolo. Una cornamusa, galline, capre, un asino e uno... struzzo. Grazie, papà. Arrivederci. Hans cavalcò lo struzzo e, salutando, li lasciò per cercare una nuova vita e fortuna. Visitò molte terre e dimore, ma non fu mai il benvenuto. Il suo aspetto gli rendeva difficile fare amicizia. Nessuno si avvicinava a lui e veniva sempre deriso o accolto con sguardi di pietra. Non sono riuscito a farmi degli amici. Mi giudicano così facilmente. Forse è meglio se me ne sto alla larga. Così, nel corso dei mesi, Hans costruì una piccola capanna di legno nel bosco e iniziò a vivere una vita solitaria. Vendeva uova e latte nella quiete della città e in cambio riceveva del cibo. Per passare il tempo, Hans sedeva sul suo struzzo su un ramo basso nel bosco e suonava la sua cornamusa. Un giorno, un re stava attraversando il bosco. Si aggirava smarrito e turbato. Accidenti! Come farò ad uscire da qui? Che cos'è? C'è qualcuno lì? Sono salvo! In sella al suo destriero, seguendo la musica, raggiunse finalmente Hans. Il re lo fissò, alquanto stupito nel vedere un mezzo uomo e mezzo riccio seduto su uno struzzo che suonava la cornamusa. Salve! Mi sono perso! Potrebbe indicarmi la strada per uscire dal bosco? Hans guardò il re e pensò tra sé e sé. Quest'uomo è un re. Se mi sta chiedendo un favore, forse posso chiedere qualcosa in cambio. Un re non rompe mai la sua promessa. Vi aiuterò, ma in cambio desidero qualcosa. Qualunque cosa sia, la concederò. Hai la mia parola. Al vostro ritorno, la prima persona che vi accoglierà dovrà venire a vivere con me. Di sua volontà, naturalmente. Il re fu un po' sorpreso, ma aveva già accettato. Hans gli indicò la strada per uscire dal bosco.
bianco e il re raggiunse presto il suo palazzo. Mentre si avvicinava, vide due figure che si avvicinavano a lui. Una era Rudy, il suo cane, e l'altra era... Carla! No! Padre! Oh cielo, oh cielo! Rudy, vieni qui, ragazzo, Rudy! Il cane corse in avanti sentendo il suo nome. Forza, Rudy! Rudy, vieni... No! Il cane si fermò a metà strada e Carla saltò tra le braccia del padre. Padre! Perché sei più felice di vedere Rudy invece che me? Oh, Carla! Le spiegò tutto. Oh, cielo! Beh, ok! Una promessa è una promessa! E andrò da lui quando sarà il momento giusto. Passarono alcune settimane e Hans andò a palazzo. Carla prese alcune delle sue cose e andò a vivere con lui. Uff, ho costruito la tua stanza. Ho cercato di renderla più bella possibile. È adorabile! All'inizio Carla aveva molta nostalgia di casa. Desiderava l'amore del padre e della madre. Quanto mi mancano! Oh! Hans cercò il più possibile di far sentire Carla la benvenuta e con il tempo cominciò a sentirsi un po' più a casa. Grazie, Hans. Non c'è di che. Principessa, oggi andrò in città, quindi... Posso venire con te? Ok. Andarono insieme in città. Hans era tutto coperto. Lì fece la sua solita transazione, mentre Carla osservava tutto. Sbrigati e vattene. Stai spaventando i miei clienti. Certamente. Ma cosa stava dicendo? Oh, non è niente. Non preoccuparti di... Oh! Il vento gli tolse il cappuccio, rivelando il suo volto ai passanti. Alcuni erano inorriditi, altri ridevano di lui. Mostro! Vattene! Come osi? Carla, no! Andiamo! Mentre tornavano a casa, Carla si rattristò perché capì che questo era il modo in cui Hans era stato trattato per tutta la vita. Mi sono comportata così anch'io all'inizio, non c'è da stupirsi che volesse un po' di compagnia. Ma quello che Carla non sapeva è che Hans era già molto contento della sua presenza. I due si avvicinarono sempre di più perché iniziarono a capirsi sempre meglio. La madre di Carla, la regina, però, era molto arrabbiata. Era furiosa perché Carla era partita per andare a stare con una creatura mezzo uomo e mezzo riccio. E così escogitò un piano. Stanotte andremo a riportare indietro mia figlia. Legherete la creatura e la imprigionerete. E così, quando la luna era ormai alta e luminosa nel cielo notturno, la regina e i suoi soldati si diressero furtivamente verso la dimora di Hans. La mia bambina vive in quella capanna? Andate a tirarla fuori immediatamente! I soldati si insinuarono all'interno e sollevarono delicatamente la principessa addormentata. La misero nella carrozza, facendo attenzione a non svegliarla. Muovetevi! La carrozza proseguì con la massima attenzione possibile. Nel frattempo, Hans venne svegliato e legato. Ehi, aspetta! Cosa? Carla! Mia dolce Carla! Ora tutto andrà bene? Dove sono? Madre? Cosa stai? Va tutto bene. Ti ho salvata. Mi hai salvata? No! Dov'è Hans? Quella creatura sarà portata via e imprigionata. I soldati dovrebbero aver già... Aspetta! Carla! Carla! Carla scappò nel bosco buio e freddo. Devo raggiungerlo in tempo. Hans! Corse, corse e presto sentì delle voci. Trovò Hans che veniva tenuto dai soldati. Fermatevi! Lasciatelo! Carla! Mi dispiace tanto, Hans. La regina si avvicinò alle spalle della principessa. Carla! Lascia stare quella creatura! Il suo nome è Hans, non è una creatura. Lascialo o ti porto a casa con la forza. Cos'è? Sentirono qualcosa ruggire vicino a loro, così forte che sembrava provenire da ogni parte. Poi dai cespugli emerse una tigre enorme con gli occhi scintillanti. Proteggete la principessa! No! Hans! Carla, no!
Carla balzò verso Hans nello stesso momento della tigre e poi accadde qualcosa di incredibile. Gli aculei sulla schiena iniziarono a brillare e a muoversi. Ci fu una luce abbagliante e poi brillanti aculei spaventarono la tigre salvando i due. Huh? Oh! Hans? Cosa? Hans si era trasformato in un umano. Gli aculei e il muso erano scomparsi. Ma come? Oh! Il ciondolo! È rotto! Il ciondolo aveva donato il suo miracolo ad Hans e aveva protetto lui e Carla, dopo aver assistito alla sua infinita gentilezza e al coraggio di Carla. La maledizione di Hans era finita. La regina chiese ad Hans di trasferirsi a palazzo per scusarsi del suo comportamento. Ora aveva più amici e persone con cui parlare, ma Carla era l'unica a cui teneva veramente. E col tempo si sposarono. Hans! Sembrano così felici! Lo spero. Mi hanno cresciuto con tanto amore. Se non fosse stato per te, non avrei saputo cosa significa essere diversi. Ora lo so. E quando sarò regina, spero di governare il mio regno in modo migliore. Per coloro che si sentono diversi, sarai una magnifica regina. Con te al mio fianco, naturalmente. Hans ha dimostrato che per quanto diversi si può lottare, non bisogna arrendersi mai, ricordate. Per quanto diversi possiamo essere gli uni dagli altri, ci meritiamo tutti di essere trattati con gentilezza, comprensione e amore.